nella sede del club Scherma San Severo con Martina Criscio, olimpionica, ricordiamo la tua partecipazione alle ultime Olimpiadi a Rio, ritorni dagli Stati Uniti, un grande risultato, sali sul podio in questa tappa della Coppa del Mondo a New York. Beh, sì, è un risultato inaspettato in realtà, perché diciamo che la stagione non era iniziata con grandi risultati, soprattutto la competizione precedente non aveva fatto ben sperare per il futuro. Diciamo che è stata una gara in cui sono riuscita a dimostrare tutto il mio repertorio e a tirar fuori tutta la mia grinta. Quindi sono molto soddisfatta di quello che poi è stato il tornaconto. E ovviamente è solo l'inizio per me, e quindi si continua comunque a lavorare come sempre, forse anche di più. Quando si arriva a questi livelli si porta addosso i colori della propria nazione, ma ancora di più essendo poi tu di questo territorio, insomma, un po' campanilisti, portare dietro con sé la provincia di Foggia, l'Italia, è una grande responsabilità, ma immagino anche una grande soddisfazione. Sì, sicuramente, anche perché rispetto alle persone che magari fuggono verso altri lidi per allenarsi, io ho deciso di rimanere nella mia terra, nonostante le difficoltà, per dimostrare che comunque se si vuole, soprattutto se ci si mette impegno e passione, si può arrivare comunque ad ottenere il risultato che si desidera. Maestro, tornare dalla spedizione agli Stati Uniti con un risultato del genere dà grande lustro al club Scherma San Severo, dà grande lustro al nostro territorio e ci dà occasione per parlare di quanta energia, di quante capacità e positività ci sono sul nostro territorio. Sì, Martina ha confermato con questo risultato a New York tutto quello che di buono stiamo facendo in tanti anni. È da ricordare che Martina ha iniziato questo percorso con me a 10 anni, ora ne ha 22, prossimi 23, e quindi è veramente con orgoglio che dico che insomma Martina porta in tutto il mondo San Severo, il club Scherma San Severo e anche l'Italia, i colori nazionali. E ha preparato questa gara con molto lavoro, molto sudore e i risultati si sono visti. Sicuramente non è stato un inizio d'anno, diciamo, in pompa magna, perché dopo Rio ha fatto 2 gare di Coppa del Mondo che non sono andate secondo le aspettative, però noi ci aspettavamo con tutta la serenità questo botto, diciamo, di inizio anno. Un'altra analisi da fare è le grosse difficoltà economiche. Noi sappiamo che questi campioni, quando si arriva al vero e proprio professionismo e quindi sulle platee internazionali, mondiali, è necessario avere ottimi allenatori, dei mental coach, la federazione comunque investe tanti quattrini perché girare il mondo costa, e ancora una volta io vi chiedo come sia possibile che il secondo sport più medagliato al mondo dopo quello dell'atletica statunitense comunque debba quasi autogestirsi. Sì, in effetti purtroppo la scherma non è seguita da grossi sponsor e nello stesso tempo il CONI, diciamo, non riesce a dare grossi fondi per questi ragazzi che alla fine sono dei grandi atleti. E, ad esempio, il caso di Martina ha uno staff tecnico dietro che ovviamente è tutto sulle proprie spalle economiche, parlo del mental coach, del preparatore atletico, il fisioterapista, e quindi c'è dietro Martina Criscio sicuramente uno staff efficiente che Martina può reggere economicamente soltanto grazie al gruppo sportivo che ringraziamo, che è l'Esercito, e forse questa è l'unica nota positiva in Italia per gli sport minori, in quanto sono i gruppi sportivi che sostengono questi grossi atleti a livello nazionale. Ovviamente noi, diciamo, parlo della scherma, non possiamo giovare del giro di denaro che ad esempio intorno al calcio o altri sport come potrebbero essere il basket o forse anche la pallavolo
però vi assicuro che i sacrifici sono uguali, forse anche di più. Prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento per Martina è Atene, è un'altra gara di Coppa del Mondo e ci giochiamo ovviamente questa conferma e i prossimi europei e mondiali assoluti.